così. Mi lo fa, Marco Fatica, the baby, e me lo ha divertito. Ieri sera, nella notte che ricordava la morte di Papa Pio X, avvenuta il 20 agosto del 1914, la comunità di Riese Pio X ha organizzato uno spettacolo itinerante che ha raccontato in quattro tappe la vita del concittadino, da quando il giovanissimo Giuseppe Sarto entra in seminario al suo addio alla vita in abito papale. C'è una fortissima risposta a parte del volontariato, dalla Proloco alla Filodrammatica stessa, alle varie associazioni del comune, tutti quanti sono date da fare per far sì che questo centenario resti memorabile e sia onorato nel migliore dei modi. Ci siamo impegnati per questo centenario e abbiamo avuto dei bei risultati. Il massimo sarebbe stato che fosse arrivata la salma del nostro santo concittadino. All'imbrunire il centro era già in grande allestimento, sedie, proiettori, volontari, gli ultimi ritocchi prima del sipario che si alza sulla casa natale di Giuseppe Sarto. Immagini che descriveranno la prima fase della vita giovane di Giuseppe Sarto, quando lui con i suoi fratelli ha questo desiderio di farsi prete. La povertà è arrivata dopo la morte del papà, quando lui era in seminario. Allora in quel momento la famiglia si è trovata veramente in condizioni difficili. Qualsiasi roba che il Signore ne manda, bisogna già farla? Ne guarda, purtroppo è morto di papà. Lui entrò in seminario con l'aiuto di un altro cardinale patriarca di Venezia, originario di Riese, che era Jacopo Monico, che nacque proprio in una casa qui vicino. La seconda tappa dello spettacolo itinerante si è fermata alla Casa della Cultura Giovanni Paolo II, dove si ricordava la salita a Cima Grappa, la vita da cappellano a patriarca di Venezia. Da cappellano a tombolo, sino a papa, ha avuto tutti i suoi problemi, soprattutto da papa. Davanti alla sede municipale l'elezione al pontificato e poi davanti alla chiesa il commovente addio che racconta dell'incontro anche con le sorelle. Si vede che le vento legge e ogni tanto mi fa piacere stare con voi. Dicono che finché è stato a Venezia era un sant'uomo, durante il periodo di pontificato divenne un santo.